immaginiamo il giro del mondo, le merci arrivano a Salerno facendo il giro del mondo e c'è invece chi dal governo nazionale pensa che questo giro del mondo possa essere appunto quantomeno contratto. Ecco, cosa prova, cosa sente lei che insomma investe, rischia, gira il mondo e poi vede anche risposte da parte dei viceministri a interrogazioni parlamentari poco congrue alle domande? Beh, diciamo che provo ovviamente un certo livello di fastidio e irritazione, ma penso che dobbiamo lavorare per riavvicinare i percorsi dell'impresa con i percorsi della politica e delle istituzioni. È chiaro che l'impresa, come noi nel nostro caso, noi lavoriamo per crescere, per portare nuove iniziative, nuove attività, nuove occupazioni, l'abbiamo fatto lo scorso anno, lo faremo quest'anno. E questo percorso, che è l'unico percorso che può salvare il nostro paese, cioè imprese che crescono, che credono nel nostro paese, che rimangono nel nostro paese e che crescono e quindi fanno crescere l'occupazione, deve essere sostenuto da percorsi di livello istituzionale che siano coerenti con questa visione. Purtroppo non sempre lo sono e questo è un fatto molto grave per il nostro paese. Qualcuno dovrebbe chiedersi in realtà perché il nostro paese cresce meno degli altri e perché sicuramente è cresciuto meno degli altri in fasi anche anticrisi. In quest'ottica si inserisce l'accordo importante per il porto di Salerno, un ulteriore tassello nel cammino di crescita che però questa riforma del sistema portuale potrebbe quantomeno un po' mettere in bilico. Diciamo che noi come imprenditori pensiamo alla crescita, nel senso che l'impegno che abbiamo svolto in questi anni per portare questo nuovo servizio a Salerno si inquadra nella nostra politica di marketing internazionale, di presenza sui mercati internazionali. I risultati li abbiamo, li portiamo, i nostri sono risultati che si vedono perché sono risultati molto evidenti all'aperto. È una linea questa che viene oggi a Salerno importantissima perché collega l'Australia, la Cina, l'Estremo Oriente, Singapore, il sud-est asiatico, l'India con Salerno e quindi mettiamo Salerno in un circuito di navigazione molto importante. Questa è la nostra missione e poi ci auguriamo che il paese ci segua e sostenga la crescita perché è l'unica alternativa per essere più forti sui mercati internazionali. Lei pensa che la battaglia non è persa, però? Ma la battaglia si perde nell'ultimissimo istante e siccome noi stiamo ancora in una fase in cui stiamo illustrando le ragioni per cui la competitività di Salerno passa attraverso l'autonomia di Salerno, non molliamo su questo tema fino all'ultimo istante. Ma la linea della politica regionale, è adeguata alla sfida che lei sta lanciando o è morbida? Ma io penso che oggi ci sia consapevolezza che se altre regioni d'Italia, come la Liguria, la Puglia e la Sicilia, hanno mantenuto due autorità portuali, la lotta della Campania, quindi non di Salerno, ma la lotta della Campania dovrebbe essere quella di mantenere due autorità portuali anche nella nostra regione. Se ci sono riusciti altrove, valutando altrove che questa scelta fosse più coerente con la crescita, lo sviluppo e la competitività, io penso che anche in Campania ci sia questa percezione. Quindi non è un discorso che fa Salerno, è un discorso che Salerno pone alla regione Campania e la regione Campania, confrontandosi con le altre grandi regioni marinaresche italiane, ha percepito e deve portare avanti. Presidente, due domande. Come continuerà la battaglia anche attraverso Assotutela e laddove, anche se lei dice ci sono speranze ancora fino al 100%, laddove non dovesse raggiungere l'obiettivo, cosa farà la SCT? Si domandano tutti. Gallozzi lascia il porto di Salerno? Ma diciamo che lasciare il porto di Salerno non è proprio tra le cose che abbiamo in mente. C'è un legame fortissimo tra noi come impresa e la città di Salerno. D'altra parte il fatto che la nostra azienda si chiami Salerno Container Terminal e non si chiami in altro modo è proprio un segnale di questo legame fortissimo. Ci sentiamo impresa di questa città, siamo presenti a Salerno dal 1952 e ci saremo sicuramente per tanti altri anni. È chiaro che è necessario però che le imprese come la nostra, ma come tutte le imprese, siano accompagnate da un sistema istituzionale che favorisca non soltanto l'insediamento, ma anche il mantenimento e lo sviluppo delle attività, che sono la premessa per l'occupazione, altrimenti è inutile la lamentazione sulla disoccupazione particolarmente giovanile. C'è bisogno di fare impresa, c'è bisogno di accompagnare le imprese e da questo punto di vista la sollecitazione alle istituzioni è molto forte. Se però da Napoli l'autorità di sistema nuova, come le chiedevo già in conferenza stampa, dice no, su Salerno adesso mandiamo le merci, potenziamo l'aspetto turistico, crocieristico e quindi le merci varie vengono a Napoli. E lei? Ma noi abbiamo nella realtà dei fatti la nostra forza. Il percorso che stiamo compiendo, quello di essere ancora più forti e più presenti sui mercati internazionali, anche con nostre filiali dirette, non soltanto in Cina, in Inghilterra, in Spagna, in Turchia, in Nord Europa, è proprio perché
noi opponiamo a delle visioni che possono essere di mortificazione una realtà dei fatti che non può essere confutata. Quindi noi continueremo a investire sui fatti, continueremo a sviluppare attività mercantili che fanno occupazione nella nostra città, e poi su questi temi sfideremo anche la componente pubblica, ma non credo che alla fine del discorso qualcuno possa mettere in discussione la nostra permanenza a Salerno. Ripeto, al di là del discorso imprenditoriale, noi occupiamo 300 persone a Salerno, non credo che nessuno voglia mettere in discussione questo dato. Senta Presidente, lei diceva giustamente prima, tutte le regioni marinari hanno conservato due autorità, Salerno invece no. Ecco, lei non crede che De Luca, insomma, abbia, come dire, mi è sembrata che la sua voce sia stata un po' timida all'inizio, comunque insomma in ritardo rispetto ad altri, Emiliano insomma ha piantato i piedi a terra e è riuscito ad ottenere la sua. Lei non crede che come dire, abbia dovuto cedere su qualcosa? Per esempio ha avuto 500 milioni di euro per la terra dei fuochi, è arrivato a un certo punto gli hanno detto ok, però adesso su qualcosa devi cedere, o comunque sia ostaggio del napolicentrismo, insomma. Io non leggo mai tra le righe, perché penso che a leggere tra le righe si sbaglia sempre. Credo che le cose siano molto più semplici. In realtà era partita questa ipotesi di riforma in maniera non completamente compresa, e quindi forse all'inizio c'è stato un certo livello di disattenzione rispetto alla reale portata di questa riforma. Oggi invece c'è piena consapevolezza, e quindi tutti i livelli sono allertati affinché anche in Campania si abbia una portualità forte e che guardi al futuro in maniera molto competitiva e coerente. C'è stata un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Tino Iannuzzi, soddisfatto della risposta del ministro? Il ministro ha risposto, in realtà il vice ministro ha risposto in maniera molto confusa. Ha risposto confondendo ciò che dice la legge attuale con ciò che dovrebbe dire la legge domani, quindi in realtà è stata una non risposta, e che purtroppo ha evidenziato un livello di mancata conoscenza o insufficiente conoscenza del tema, che è molto preoccupante.